Allora, buonasera a tutti, bentornati con Voci Naturali. Siamo al dodicesimo, credo, dodicesimo appuntamento. Stasera sono nostri graditissimi ospiti Maddalena Pasquetti dell'azienda I Mandorli. Siamo a Suvereto e poi ci sposteremo, e anzi ci spostiamo già in Abruzzo. A pochi chilometri, Ottaviano, insomma, mica tanto pochi chilometri dall'Aquila, con Ottaviano e Antonia Pasquale di Presidium. Benvenuti e bentrovati, innanzitutto. Come state? Grazie, tutto Bene, bene. diciamo bene. Diciamo bene, facciamo finta di niente, decontestualizziamoci un attimo da quello che sta succedendo. Nel paese in Europa. Come siete messi? Avete finito la vendemmia? Penso di sì. Ecco, Appena finita, sì, fresca fresca. qualche giorno fa abbiamo finito, è iniziata a 16 per noi, sarà una bella raccolta, grande vendita, grande qualità di lui. Molto lentamente. Antonia, ti sentiamo malissimo. Bene. Così da. Eccoci. Come mai mi dicevi, Antonia, lentamente? Una stagione molto soleggiata, luminosa, però tra l'altro con assenza di piogge quasi totale, ma anche molto fresca, cioè le temperature sono state molto basse durante Anche perché voi siete su una zona che non è proprio caldissima, eh? Sì, già siamo in una zona già di suo che è fresca, sì, con più proteica. Ho bisogno di caricare batterie in bagno. Abbastanza vicini all'Aquila, però ci vogliono 60 minuti di macchina per arrivare proprio a stare. 60 Io chilometri. sento nulla. Ti sentiamo poco, ti sentiamo pochissimo in effetti, Antonia. Io ti sento se mi concentro molto, se no faccio un po' fatica. Urla, urla fortissimo. Sì, No, perché vabbè, ma se siamo dicevamo. all'Aquila, Sì. il paese più grande vicino a noi è Sulmona. Certo. Solo che voi avete scelto una via diversa rispetto a Sulmona. Voi i confetti l'avete messi via, l'avete accantonati. Confetti ogni tanto accompagnano anche i nostri pasti, le paste, diciamo. Fanno parte della. Non li mangiamo solo alle feste, alle cerimonie, ai battesimi, no. Siamo, diciamo che le vigne nostre si trovano a 400 metri sul livello del mare, il nostro è considerato vino di montagna, anche se la pendenza dove si trovano le vigne non è accentuata, anche molto ridotta. Ma è considerato meno di montagna perché siamo circondati con catene più alte della Campania. La catena del Tirrente e del Gran Sasso d'Italia non è molto distante, e da un angolo del paese si può vedere molto bene il Gran Sasso. No, vabbè. Quindi zona montuosa, poi è molto fresca, anche molto ventilata. Mio fratello quando fa i trattamenti durante l'estate di pomeriggio non può andare solo di mattina perché il pomeriggio si solleva un vento molto forte. Certo. Siamo una volta viene chiamata Conca Perigna, siamo nella Valle Peligna, una volta viene anche Conca Perigna, però è ventilata perché c'è una corrente praticamente che è assicurata dalla presenza delle gole di popoli e del valico di. San Leonardo. Leonardo, sì. Senti, quanta superficie coltivata avete voi? Abbiamo circa 7 ettari. Di cui uno molto in riduzione, però.
di cui uno non è ancora in produzione. Ecco, di cui uno non è ancora in produzione, ok, ok. E su questi 7 ettari, anzi 6 ettari, che cosa coltivate? Quasi tutto il Montepulciano, un ettaro solamente dedicato al Trebbiano, da qualche anno. Zona storica di Montepulciano. Certo. Trebbiano è stata una scommessa, non sono chiuse le vigne di Trebbiano, nel Valle. Quindi saranno 400 metri, non sono 400 metri di montagna, perché siamo circondati dalle catene dell'Appennino. Bene, bene. Ci proviamo, Maddalena, che dici? Dice magari ci potessimo... Fate un escamotage, forse. Mi sentite? Adesso sì. Bene, bene. Io vi ho sentito poco, ve lo dico. Non ho capito quello che mi avete chiesto. Niente, non ho capito niente. Adesso ti ho semplicemente chiesto se ci proviamo. Dai, ci proviamo. Proviamo a raccontare un po' anche i mandorli. Ok. Vai. Ok, ma avevi fatto una domanda specifico dell'annata oppure in generale? Non ho perso la domanda. No, in generale, Okay. Ho chiesto a loro se avessero finito la vendemmia, perché avevo saputo qualcosa da Ottaviano qualche giorno fa quando ci siamo sentiti. Se vuoi partiamo dalla stessa considerazione con te, poi andiamo avanti a ruota libera. Vai. Ok. Sempre. Ok. Mi vedete? Sì. Sì. Ecco, non sì. Siamo finiti a di ottobre. È stata una scalare, diciamo, abbiamo iniziato alla fine del protratto in maniera scalare, quindi partendo, come cogliendo diversi ogni volta. L'uva era molto bella, molto sana, e le fermentazioni sono state in parte un po' lente, ma sono arrivate tutte in fondo. Io credo per il cambiamento di temperatura che poi c'è stato da metà temperatura improvvisamente. Però tutto sommato questo ha fatto bene anche alla maturazione dell'uva, ecco, questo sì, insomma, questa escursione termica, insomma, penso abbia giovato, venendo da un'annata molto calda e siccitosa, dove da giugno è ripiovuto a settembre, ovviamente. E quindi, insomma, c'era un po' di stress. Senti, allora, i mandorli, vi dico. Vai tranquilla. No, dimmi pure. No, la nostra azienda dei mandorli si trova a Belvedere di Suvereto. Suvereto è una località, diciamo, vicino alla costa toscana, in collina, siamo in linea d'aria tra Bolgher e Piombino, proprio davanti all'isola d'Elba, e la nostra vigna è a 300 metri d'altezza e guarda appunto da una parte mare e da una parte tutte le colline metallifere. Un territorio di confine tra il mare e la parte collinare, è un suolo molto interessante, ricco di scheletro, e poi vabbè di terre miste tra argilla, limo e sabbia anche in parte. Però ecco, è molto interessante perché siamo proprio sulla cima di questa collina, circondati da macchia mediterranea, quindi con una biodiversità molto interessante sia come struttura di suoli ma anche come, insomma, intorno, ecco, a noi. E niente, il progetto nasce nel 2002 quando mio padre compra questa terra, così un po' per passione, non perché avessimo origini agricole, diciamo, che ci si una ricerca di, appunto, in cui potesse fare un po' di vino, più per passione però, e nasce questo progetto di, insomma, di vino, di fare vino in questo suolo per noi sconosciuto, dove non ci abitavamo, e lo iniziamo con Andrea Bargiacchi, che all'inizio si adopera per vivere lì e coltiva questi 3 ettari, appunto, con una viticoltura biodinamica e di rispetto.
Io ai tempi insegnavo, quindi questa cosa mi toccava di striscio, insomma, era una roba di famiglia, ma insomma, fino a un certo punto, ecco. E invece dal 2010, dopo insomma, un percorso anche mio personale, ho scelto di dedicarmi a questa attività e di buttarmi dentro questa avventura e questo progetto, e è un progetto sempre io, ma è un progetto legato alla terra. Prima di tutto si parla di suolo, si parla di territorio, si parla di biodiversità e poi tante. E quindi niente, adesso insomma è sempre una sfida, perché appunto le stagioni cambiano, gli equilibri si modificano e non si può dire mai di avere una linea che sia sempre la stessa di anno in anno, e questo però può essere anche interessante, ci fa Certo. capire che siamo parte di un tutto più grande di noi e che a un certo punto possiamo fare il giusto, insomma. Ecco. Certo. Beh, questa è una cosa che vi accomuna un po' a tutti, no? È un po', diciamo, il cappello, l'ombrello, ecco, sotto il quale siete tutti riparati, tutti voi che aderite anche al Consorzio Viniveri. Senti, Ottaviano, voi invece che storia avete? Cioè, quando nasce Presidium? Come nasce Presidium? Presidium nasce da mio padre. Mio padre negli anni 68 perse suo padre, che sarebbe mio nonno, si chiama Ottaviano anche lui, e che gli lasciò in eredità questo vigneto. In realtà all'inizio mio padre non sapeva che fare, vino o carciofi, era fine anni 70, perché il paese è famoso anche per i carciofi. E fortunatamente poi ha continuato a fare vino. Fino all'88 vendeva il vino sfuso in damigiane. Dall'88 in poi mia madre lo ha spinto a imbottigliare, quindi in azienda, imbottigliatrice. Dal 90 in poi facciamo solo riserve, come abbiamo sempre fatto. Io e mia sorella siamo nati praticamente in azienda, ci lavoriamo da sempre, anche se abbiamo fatto studi diversi, però alla fine siamo tornati all'Ovide. Abbiamo insieme da sempre, adesso è tempo pieno. È stata un'idea di mio padre, è stato lungimirante perché lui non usava niente all'inizio, addirittura il pendaglietto che abbiamo noi sulla bottiglia, proprio vino non filtrato, ma nell'88, 88-89 già c'erano queste informazioni. Siamo fortunati perché poi la zona ci consente di fare un vino veramente biologico, diciamo, naturale. La zona è vocata e abbiamo grandissime escursioni termiche giorno e notte, quindi riusciamo a fare rese bassissime, a tenere quella freschezza, quell'acidità che ci rende i vini molto longevi. Riusciamo a trattare molto poco perché fa freddo. Quindi noi abbiamo finito adesso, mi hai telefonato 2 o 3 giorni, stavo ancora in linea. Quindi i vini hanno appena iniziato a fermentare. Noi usiamo lievito selezionato solamente, quindi bisogna 2 o 3 giorni prima di iniziare Senti, e quando siete entrati dentro il consorzio voi? la produzione. Noi siamo come ospiti della manifestazione da Villa Mattarana, che dovrebbe essere il 2006. Villa Mattarana, o 25 o 26. Invece come proprio facenti parte del consorzio dal 2014. Facciamo Soci, parte soci. Ok. del Maddalena, dimmi una cosa. I consorzio. mandorli, qualcuno che credo che sia la Carolina ci scrive: ciao a tutti, Maddalena, calmati con il cellulare, che fra un po' do di stomaco. Ha ragione, ha ragione. Promette e sofferma. Immobile che abbiamo trovato la Va quadra. bene, va bene, Bene. va bene. Non mi muovo. Senti, dici una cosa, come mai i mandorli? I Nome. mandorli, perché il nome viene proprio da questo luogo che si chiamava così. I vecchi lo chiamavano si va ai mandorli perché proprio nascevano i mandorli in quella zona in forma spontanea.
tutt'oggi nascono nei vigneti, per esempio nella vigna di Cabernet nascono i mandorli spontaneamente. E quindi, insomma, dai racconti degli anziani del posto abbiamo deciso di chiamarlo così. Ma tu ne fai anche una produzione, cioè le usi in qualche modo? Scusate. Dico, tu le No, utilizzi? produzione per casa, ma non, ecco, non si vende mandorle. Così, insomma, si raccolgono per noi. Non sono così tante, insomma. Una mini produzione domestica. Sì. Senti, tu invece da quanto stai dentro il consorzio? Allora, io se mi ricordo bene, come ospite, credo fosse il 2010 o il 2011, ma mi sa che era il 2010. E poi dopo nel consorzio è qualche anno, da quando poi appunto è stata fatta la proposta di entrare dentro, non so quanti saranno, 2 o 3 anni, credo. Sì, prima anche noi siamo entrati come ospiti, mi ricordo, quando eravamo tutti insieme, eravamo già a Cerea, però eravamo, c'era anche quelli che adesso sono a vite. Sì. Senti, tu lavori Sangiovese in purezza, poi Cabernet Franc, poi... Oddio, t'abbiamo riperso. Carolina, è il momento che se riagiti, te lo dico, preparati psicologicamente, ci siamo, adesso sei risposta sicuramente. Va bene, intanto mentre Maddalena ricerca la connessione, abbiate pazienza, ma c'è vento, c'è stato un brutto vento nelle sue zone, quindi non riusciamo ad avere in segnale una connessione stabile. Io torno a Prezza e rivado da Antonia. E Antonia, raccontaci anche un po' la tradizione della ratafià. Familiare, qui in paese in realtà no, sono in pochissimi, però in Abruzzo ci sono diverse zone in cui si fa, per esempio è molto diffuso nella zona della Marsica, che è quella zona Nella Marsica, nella Marsica. sì, è una zona, la zona dell'Abruzzo che percorrendo la costiera verso Roma, quindi verso ovest. Mia madre aveva un'amica una tuttora, insomma, una fedelissima amica lì nella Marsica, e la ricetta parte dalla vita di mia madre, poi mia madre ha personalizzato la ricetta, insomma, considerando anche il fatto che accanto al nostro paese c'è Raiano, il comune di Raiano, dove tra l'altro si trovano tutte alcune delle nostre linee. Che è famoso per le ciliegie, le amarelle di Raiano. E quindi è iniziata un po' così, è iniziata questa produzione perché mi sono fatta poi il ristoratore della zona ci chiese, lui ci chiese se avevamo la possibilità di produrre il liquore abruzzese, perché la ratafià è un liquore abruzzese. Bene, bene, bene. Maddalena, rieccomi un'altra volta. Sì, Torno. scusami, mi domandavi cosa produco, Sì, però poi ti ho dicevamo. perso. Esatto, infatti, facciamo un attimo una panoramica anche sulla piattaforma tua varietale e sui vini che produci tu. Allora, noi abbiamo iniziato il progetto producendo Sangiovese in purezza e Cabernet. All'inizio, come vi ho detto, erano 3 ettari e poi al momento sono quasi, insomma, sono 6 via in produzione. Quindi ci siamo ingranditi dal 2011 e negli ultimi 3 anni. Allora, il Sangiovese in purezza si continua a fare. Poi ci sta questo Cabernet, che è un Cabernet Sauvignon misto a Cabernet Franc. Questo, con gli occhi di adesso, insomma, è stato per me personalmente forse un po' un errore da neofiti, insomma, un po'. Come dire, sull'onda, io forse ora non l'avrei rimesso in internazionale, o forse avrei messo tutto franco, perché resiste meglio, si adatta molto meglio a quel territorio, resiste molto di più la siccità, insomma, queste poi sono cose che si impara anche andando, cioè comunque lavorando e prendendo la pratica e capendo le uve come si comportano.
poi ultimamente abbiamo messo una parte di Aleatico, noi siamo proprio davanti all'isola d'Elba, quindi c'è questo riferimento dall'Aleatico, e il Vermentino. E il Vermentino è questo vitigno bianco, insomma, toscano, che appartiene, il clone in realtà che abbiamo scelto è un clone di Vermentino Corso, perché c'è sempre questo legame al mare, noi siamo davanti all'Elba e poi la Corsica, quindi c'è questo, non è un Vermentino Ligure, ecco, insomma, è un clone di Vermentino Corso. Senti, E ma niente, si fa queste cose qua. prima mi dicevi, no, vicino anche alla parte dei colli metalliferi, no, della Toscana, Sì. ma che tipo di terreno, cioè, su dove lavori, su che terreno lavori? Allora, i terreni sono, appunto, voi dovete immaginare, essendo proprio su questa collina, più che sei sulla cresta della collina, più che aumenta lo scheletro, quindi si parla di minerali, si parla di scisto, marna, galestro. E man mano che si scende, diciamo, ai piedi della collina, aumentano le argille, aumentano le sabbie e il limo. Poi ci sono delle zone, per esempio, più basse, che sono più argillose, con meno scheletro, ci sono delle zone che sono ricchissime di scisto, ci sono proprio delle aree proprio dove si vede lo scisto in maniera incredibile, che poi sono formazioni, trasformazioni delle argille che negli anni si sono trasformate appunto in scisto, galestro. E poi si trova per esempio camminando il quarzo, insomma sono zone anche ricche di ferro, molto ferrose, proprio perché c'è questo riferimento alle colline metallifere, ecco. Sono terreni molto interessanti, molto difficili da lavorare, perché appunto ricchi di sassi e di roccia, e quindi difficili per gli attrezzi, difficili per gli scassi, però sono terreni che hanno una bella struttura di partenza, insomma, ecco. Poi facendo la biodinamica, ho visto si aiuta. Esatto. Infatti la domanda successiva, cioè la curiosità mia successiva è proprio questa. Quando Andrea ha iniziato, no, a lavorare in biodinamico, lui ha iniziato partendo da un'idea che comunque era già un'idea che sicuramente ci aveva in testa e poi è un'idea che tu hai seguito con filo Sì. coerente. Allora, diciamo, la cosa è andata così. Andrea veniva da un'esperienza di biodinamica, che lui veniva dalla Rossella di Terramano, e quindi lui comunque ha riportato la sua esperienza, cioè ci ha proposto quest'idea di fare agricoltura che abbiamo accolto, perché comunque in casa mia c'è sempre stata un'attenzione, per esempio abbiamo sempre mangiato biologico, c'è sempre stata un'attenzione alla terra e al rispetto della terra. Sì, poi negli anni l'abbiamo portata avanti, cercando anche di formarsi, abbiamo fatto parte di questa associazione Agricoltura Vivente, dove appunto ci si confrontava tra agricoltori proprio nelle pratiche biodinamiche pratiche, cioè non solo teoriche. E quindi insomma è stata insomma, utile e interessante anche come confronto. E adesso diciamo che, come dire, c'è una ricerca, per esempio stiamo sperimentando da 2 anni l'omeodinamica, una cosa un po' particolare e alquanto boh, di fiducia assoluta, perché è questa azienda friulana che appunto si rifà a Anastati e fa questo incrocio tra la biodinamica e l'omeopatia. Quindi, per esempio, nei nuovi vigneti non diamo rame zolfo, che da 2 anni non hanno visto né rame né zolfo, e faremo ancora la sperimentazione per 1 anno prima di capire se appunto ne vale la pena continuare o no. Però, a differenza, come dire, di quello che facciamo adesso, è che comunque, che ne so, c'è l'oïdio, c'è la peronospora, diamo un preparato per la peronospora o per l'oïdio, come dire, in maniera fiduciosa, nel senso, ci dicono che è così, però insomma, ecco. Abbiamo visto insomma, ci sono delle cose interessanti per cui stare attento. Poi, logicamente, le vigne giovani quest'anno hanno preso anche l'oïdio, questo non lo nego, eh. Però, insomma, sono movimenti, insomma, come dire, sono cose lente e non immediate. Quindi bisogna dare anche tempo alla terra, anche a un sistema immunitario delle piante, di poter reagire. Insomma, la situazione è abbastanza complessa. Comunque anche la ricerca nella biodinamica, insomma, per esempio, quest'anno vorrò provare la pasta da tronchi, di cui se ne è sempre parlato e non abbiamo mai fatto. Insomma, c'è una ricerca che piano piano aggiunge un po' di scalini o di cose che appunto
non solo 500 e 501, che poi è anche un approccio mentale, un approccio, non è solo dare preparati la biodinamica, è sentire che si fa parte di un sistema più grande e anche conoscere la propria terra, i propri vigneti e agire in qualche maniera, non in maniera univoca, ma anche differenziata, oppure capire che quella vigna forse ha bisogno di una cosa e l'altra no. Cioè non c'è, è proprio quella, secondo me, la conoscenza di un approccio, ecco, più attento, e che forse rientra nella biodinamica proprio come far parte di un tutto più grande, ecco, dove, insomma. Ti ringrazio tanto per averlo detto, perché se no, quando parliamo di biodinamica sembra appunto che sia solo un approccio di carattere così filosofico, anche un po' magico, no? Qualcuno dice, certo, che sono... Ecco, invece ti ringrazio per averlo sottolineato, questo aspetto di una sorta di dimensione alla fine panteistica, dentro la quale tutto deve essere inglobato, ma anche come stile di vita, perché se no non si comprende mai appieno che cosa significa biodinamica. Beh, sembra che diventa una cosa campata per aria, cosa che invece non è. Ecco, non è. Certo, invece, certo. Ottaviano, voi, la famiglia vostra ha sempre, no, gestito anche Papà Vostro, come dicevamo prima, senza andare a impattare sul terreno, senza andare a impattare sulla salute delle piante, come diceva giustamente anche Antonia, senza dubbio c'è una vocazionalità e un aspetto guida che è mediato proprio da dove voi vi trovate, che sicuramente ha significatività, però penso che, no, molto sia anche quello che poi è l'intervento antropico, che è volto a una riduzione e non a un'addizione, mi sbaglio? Sì, giustissimo. Poi mio padre ha seguito tanti consigli anche dei contadini del posto. E certo. Conoscevano il paese. E hanno vissuto la terra dagli anni 60, insomma, dagli anni 60, 70, 80, sapevano benissimo cosa serviva in quel pezzo di terra, cosa serviva in quella, quindi saper leggere un po' la situazione. Anche perché si è trovato proprio, penso, a iniziare a operare anche in un momento che è stata una sorta di momento di transizione, no? Momento di passaggio. Aveva 20 anni. Appunto, ecco, lui giovane in più ha visto anche un po' tutto, ha vissuto un cambiamento che è un cambiamento epocale anche a livello proprio di agricoltura, no? Cioè siamo passati da un'agricoltura industrializzata all'ennesima potenza, chi poi invece ha scelto altre vie perché si è fatto magari un paio di domande prima degli altri, che non è proprio banale e scontato, perché qui le coscienze critiche si contano sulle punte delle dita, su una mano, e quelle acritiche invece si contano su diverse altre testoline. Ecco, quindi credo che sia stata una scelta meditata e corretta. Che scelta è uno stile di vita che hai dato, cioè, ti ci ritrovi dentro in un certo, posto così contaminato, quel ralato, perché qui nessuno tratta, per fortuna. Nessun contadino ha trattato le vigne, ad esempio, con diserbanti chimici. La provincia dell'Aquila è stata la prima per produzione di carne negli anni 50. Adesso siamo gli ultimi, perché qui la produzione non è di quantità. Qui le vigne sono basse, cordone speronato, non ci sono tendoni con cui fai tendono a produrre tanto. Un po' di meno rispetto a... Voi quanta resa fate circa per ettaro? Siamo sui 40-50, quest'anno siamo stati fortunati, abbiamo fatto 60 quintali per ettaro. Grazie. Di qualità. Nel senso che i grappoli erano integri, abbiamo avuto anche una settimana di pioggia prima della vendemmia, quindi eravamo un po' preoccupati, invece per fortuna li abbiamo trovati integri. Siamo molto contenti, quantità superiore rispetto alla media che facciamo, quindi dobbiamo approfittare. Bene, dai, almeno il cantino, perché se... almeno una soddisfazione, nel 2020 ce l'abbiamo avuta almeno questa. Diciamo che il resto non è proprio stato il massimo, via, mettiamola così. Va bene.
Ascoltate, io non vi voglio trattenere oltre, non vi voglio far perdere tempo, vi ringrazio molto. Vorrei dirvi veramente, ve lo dico col cuore in mano, speriamo di vederci presto, visti gli ultimi accadimenti, non so quanto questa speranza, diciamo, teniamola la Ci sarà. speranza, perché, ecco, fino adesso la speranza non ci ha proprio aiutato molto, ma vediamo, vediamo un po'. Speriamo bene, dai, cerchiamo di tenere botta e reggere ancora un pochettino. Quello sempre. Sarà bellissimo rivedersi tutti, eh? Chissà come Speriamo. sarà. Immagino di sì. Sarà una roba. Sapperemo l'impossibile, altro che qui le Farà di tutto di più. Quello sarà facile. mani. Fate qualcosa, pensateci voi. Io non so, pensate alla parte food, dai, voi pensate al resto, ma veramente ci auguriamo tutti di vederci in circostanze migliori e con tutta la gioia possibile. Ecco, sembra una benedizione, non è una benedizione, ma è un augurio, veramente ce ne abbiamo tanto, tanto, tanto bisogno. Va bene, benissimo. Grazie, Bene, state bene tutti, un bacio. grazie. Antonio, Ottaviano, a presto, grazie ancora. Grazie, grazie a chi ci Ciao. ha seguito e alla prossima. Grazie. Ciao, ciao, ciao.